Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 12 manga perfetti per il vostro segno zodiacale. Ho pensato potesse essere un'idea carina cercare di associare ad ogni segno un manga diverso. In questo caso ho cercato di rifarmi un po' alla percezione dei caratteri che si hanno di tutti i vari segni zodiacali. Spero di averci azzeccato, ma in ogni caso sono tutti i fumetti che vi consiglio di leggere. Prima però di scoprire quale fumetto assegnato al vostro segno, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione, così come trovate sempre in descrizione i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo subito con Ariete, dal carattere un po' impaziente e impulsivo che mi ha ricordato tantissimo la protagonista di Rent a Girlfriend. Questo è un manga in corso qua in Italia, edito da J-Pop al prezzo di 5,90€, e vede per protagonista un ragazzo che è appena stato mollato dalla sua fidanzata e che decide quindi di rifarsi contattando Chizuru Mizuhara, che è una ragazza in affitto. Pagando infatti una cifra, lei si fingerà la sua fidanzata e andranno quindi ad un finto appuntamento. Lei è la ragazza veramente dei sogni, totalmente fuori dalla portata del nostro protagonista. È molto bella, ha dei modi affabili, tuttavia questo è il suo lavoro, quindi è, diciamo, un lato del suo carattere. Si rivelerà essere una ragazza anche molto tenace, che non le manda a dire, insomma. Il fumetto è molto simpatico, spiritoso, gioca tanto poi sulle doppie facce dei personaggi, la versione che rendono, diciamo, pubblica, che fanno vedere agli altri e loro come sono nella vita, diciamo, privata. Una commedia davvero spiritosa se cercate qualcosa per staccare un po' la spina. Passiamo invece a Toro, che è anche il mio segno. Noi Toro siamo veramente molto romantici, affettuosi, leali, e per questo ho pensato a Life camminando sulla linea, un boys love a volume unico edito da Star Comics al prezzo di 6,50€. I nostri due protagonisti si incontrano ai tempi del liceo perché entrambi condividono un po' un gioco curioso, quello della linea. Camminano entrambi sulla linea bianca che trovano per strada sul tragitto casa-scuola. Non possono assolutamente cadere da questa linea perché immaginano il mare, squali, insomma, potrebbero succedere delle cose tremende se deviassero da questo percorso. Incontrandosi così nel tragitto per andare appunto a scuola, fra i due nasce un'amicizia che pian piano tramuterà in qualcosa di più profondo. È un boys love che ho adorato perché copre l'arco di una vita, quindi noi vediamo inizialmente i personaggi adolescenti, poi nel periodo dell'università, quindi giovani adulti, fino ad un'età proprio matura. Si affrontano tante tematiche diverse, l'amore sotto diversi punti di vista, le difficoltà, i sogni che si scontrano con la realtà. Rispetto ad altri boys love l'ho trovato più concreto e vicino alla realtà. Mi è piaciuto da morire, veramente bello, intenso, sentimentale. Per quanto riguarda invece Gemelli Ribelli, ho pensato ad Anshin di Moto Agio, una raccolta di storie che parte subito col racconto di due sorelle gemelle siamesi. Sono gemelle, ma non potrebbero essere più diverse. Una di queste è bellissima, ma sembra avere dei ritardi, diciamo, nell'apprendimento. L'altra sorella invece, brutta, è super intelligente. Questa condizione le rende particolarmente insofferenti, soprattutto per quanto riguarda la sorella più bruttina, che sente lodare sempre tantissimo la sorella che invece è molto bella, e mai lei dotata di questa particolare intelligenza. In linea generale è una raccolta che affronta tante tematiche diverse, tutte bene o male attorno alla condizione umana, quindi si esplora non soltanto in questo primo racconto ma anche in altri il rapporto fra sorelle o fratello e sorella, un rapporto familiare d'amore ed odio, diciamo così, ma anche il rapporto ad esempio madre-figlio, i rapporti
sentimentali, le prime cotte, gli amori, e lo si esplora non soltanto nel lato più frivolo, romantico e tenero, ma anche negli aspetti, diciamo, più oscuri, facendo sempre riferimento al primo racconto, quello delle gemelle. Una delle due inizierà a pensare a come potrebbe diventare la sua vita se l'altra morisse. Questo bel volume ha un prezzo di copertina di 15 euro ed è edito J-Pop. Per quanto riguarda il segno del cancro, spesso ancorato un po' al passato o comunque affezionato ai ricordi, ho pensato alle anime di Edo. Edito Bao Publishing, si tratta di un volume unico al prezzo di 7,90€, anche in questo caso una raccolta di storie. È un bellissimo intreccio di storie diverse, di personaggi abbastanza comuni che vivono delle vite piuttosto semplici ma che si devono confrontare appunto con la loro quotidianità, con la tradizione, gli usi e costumi del tempo, ma anche con valori che sono rimasti piuttosto invariati nel tempo, come il rispetto, il senso del dovere, del lavoro, la famiglia. Una bellissima storia per i nostalgici, per chi vorrebbe fare un viaggio non soltanto, diciamo, geograficamente parlando, ma un vero e proprio tuffo nel passato. Il segno del leone, così spesso vanitoso ma particolarmente orgoglioso, mi ha fatto pensare subito al personaggio di Maria Antonietta nelle Rose di Versailles. Questo è il primo volume di 5 del mio cofanetto di J-Pop. Il prezzo del primo volume è di 14€ e viene venduto anche separatamente, non soltanto nel box, ed è la storia classica che noi tutti conosciamo, bene o male, almeno i miei coetanei sono cresciuti col cartone di Lady Oscar. Ma come vi dicevo, il personaggio di Maria Antonietta, almeno in questo primo volume, è quasi più protagonista della nostra Oscar, soprattutto nel momento in cui dall'Austria andrà in Francia come sposa e le si prospetta un futuro da regina. Questo la mette sicuramente in una posizione di altissimo prestigio che sfrutterà in tutto e per tutto, senza badare a spese, e soprattutto cercherà di far capire chi è che comanda. Questo è il fumetto perfetto se cercate un'atmosfera storica, a parte le ambientazioni, ma lo sfarzo dell'epoca, della corte, gli intrighi, le invidie, i giochi di potere. Se amate tutto questo, è un fumetto assolutamente da leggere. Vergine, preciso, attento e serio, mi ha fatto venire in mente Radiation House, un medical drama a fumetti, edito J-Pop al prezzo di 6,50€, anche questa è una serie in corso. Il nostro protagonista è un geniale tecnico di radiologia che finalmente riesce ad essere assunto nell'ospedale dove lavora una donna per cui ha una cotta, la sua amica di infanzia che lavora come medico radiologo. Quindi in questo fumetto ci si concentra molto su questo reparto di radiologia. Si segue non soltanto la vicenda, diciamo, personale di questo protagonista molto curioso e bizzarro, perché è particolarmente intelligente, tanto che ci si chiede come mai sia rimasto come semplice tecnico e non sia avanzato, diciamo, a medico radiologo come appunto la sua amica di infanzia. Ha un talento straordinario che lo vedrà protagonista di numerosi casi di gente che appunto si reca in ospedale per problemi di salute. Noi vedremo come verranno affrontati appunto questi casi dal punto di vista medico, ma anche personale. Se vi piacciono i medical drama, che ve lo dico a fare, è assolutamente un titolo da recuperare. L'obiettivo dei bilanci è un po' creare, cercare pace, equilibrio, dare senza ricevere qualcosa in cambio. Tutto questo mi ha ricordato molto la gentilezza e l'indole del protagonista di Dosei Mansion, edito Bao Publishing al prezzo di 7,90€. È una serie che conta 7 volumi. Il nostro giovane protagonista è un ragazzo che si trova su una stazione spaziale che orbita attorno alla Terra, ormai disabitata perché non più vivibile, e su questa stazione decide di fare i lavavetri, un lavoro particolare ed estremamente pericoloso. Ma era il mestiere di suo padre, scomparso misteriosamente, quindi lui per ricordarlo e cercare anche di scoprirlo un po' di più decide di intraprendere la stessa carriera e di entrare quindi a contatto con tutte le persone che hanno lavorato con suo padre.
L'ambientazione è un po' futuristica, no? Fantascientifica, ma in realtà è una storia estremamente quotidiana, una storia di crescita e di formazione in cui si affrontano svariati temi. Visto il lavoro del protagonista, avrà modo di viaggiare, tra virgolette, molto all'interno di questa stazione spaziale, dove a seconda del livello corrisponde un ceto sociale diverso, e quindi incontrerà persone con problemi differenti, con mentalità anche differenti. Ci saranno tante belle conversazioni e scambi che ci aiuteranno a comprendere meglio la vita in questo luogo, che poi, se vogliamo vederla in maniera molto più larga, la vita sul nostro pianeta. Scorpione particolarmente intelligente, dalla lingua un po' tagliente, che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, e per me il fumetto perfetto per questo segno è Love is War. I protagonisti sono due studenti brillanti di una prestigiosa scuola. Uno è presidente, l'altro vicepresidente del consiglio scolastico. Sono molto affiatati, tant'è che si vocifera che i due si frequentino, che abbiano una relazione amorosa. Tuttavia, i due smentiscono sempre. C'è effettivamente qualcosa, ma non, nessuno dei due vuole fare il primo passo, perché c'è questa convinzione che il primo a dichiararsi è quello debole, no, della coppia, e quindi, un po' anche per orgoglio, si intestardiscono e decidono di non cedere nel fare il primo passo. Affrontano quindi una vera e propria guerra d'amore, nel senso che fra i due è innegabile che ci sia un fortissimo sentimento, ma appunto il loro carattere gli impedisce di rendere le cose semplici. Ci sono degli scambi, delle battute veramente divertentissime, perché cercano chiaramente di stuzzicarsi, sperando che sia l'altro a cedere finalmente a dichiararsi, cosa che non succederà facilmente, direi. Anche in questo caso è una lettura piuttosto irriverente, molto simpatica e spiritosa. Se cercate un fumetto ambientato a scuola che abbia questi toni, super consigliato. Anche questa è una serie in corso, il prezzo di copertina è di 5,90 € a volume ed è edito da Star Comics. Sagittario è un tipo sportivo, avventuroso, e per me l'avventura per eccellenza di questi ultimi anni è stata quella di Rico in Made in Abyss. Qua ci troviamo in un'isola al cui centro c'è una profonda voragine, l'abisso. L'economia dell'isola gira tutta attorno a questo abisso, da cui gli esploratori riescono a trarre diversi oggetti che poi riescono a vendere. Esplorare però questa voragine non è così tanto semplice. Ci sono tante piante, creature pericolose, ma soprattutto, più si va in profondità, peggiori sono i sintomi di risalita. Si va a leggeri mal di testa, nausea, emorragie, fino a causare la morte. La protagonista è una giovanissima che decide di arrivare fino in fondo all'abisso per ritrovare la madre. Anche questa è una storia ancora in corso per J-Pop al prezzo di 7,90 €, e non lasciatevi ingannare dai personaggi giovani, dai disegni carini e coccolosi. È una storia tremenda, sicuramente avventurosa, perché scendendo nell'abisso Rico incontrerà tantissime persone diverse, ma anche creature fantastiche. È un vero e proprio viaggio nel senso della parola, però per stomaci forti. Il Capricorno schivo e introverso io l'ho associato a Parasite in Love, sempre edito per J-Pop al prezzo di 6,50 € a volume. È una miniserie composta da tre fumetti. I protagonisti sono entrambi non solo introversi, ma proprio ai margini della società. Condividono una fortissima solitudine perché soffrono di due fobie che limitano tantissimo il contatto con le altre persone. Uno è germofobico, l'altro invece non riesce a guardare negli occhi le altre persone. Queste due condizioni li isolano quindi fortemente, e non pensano nemmeno di poter trovare un punto di incontro fra loro due, perché oltre a questa loro condizione il ragazzo ha, se non sbaglio, 26-27 anni, la ragazza 17, quindi c'è anche un'importante differenza d'età che li porta a vedere il mondo in due modi differenti, ma anche ad avere due pesi diversi
in fatto di responsabilità. Eppure forse questa diversità, questo essere ai margini della società, li unirà in un qualche modo, anche se sembra essere un vero e proprio amore impossibile. Una storia particolarmente struggente e cupa, perché si toccano temi come anche il suicidio. Ci si interroga spesso sul senso della vita e su che cosa sia necessario per rendere una vita degna di essere vissuta. È una storia veramente forte, a cui si unisce anche un lato più fantascientifico che emerge soltanto nell'ultima parte del primo volume, quindi non anticipo nulla. Se avete amato Il prezzo di una vita dello stesso autore, io vi consiglio di leggerlo. L'indole intellettuale molto libera dell'Acquario mi ha ricordato The Ancient Magus Bride, edito da Star Comics al prezzo di 5,90€, anche questa è una serie ancora in corso. Cise, la nostra protagonista, ha perso entrambi i genitori, ha passato l'infanzia da una famiglia all'altra, fino al momento in cui viene messa in vendita. E in particolare viene messa in una strana asta, dove viene acquistata da Elias, il nostro misterioso personaggio dalla testa a teschio. Lui in realtà è un potente mago che la acquista per farla diventare sua apprendista, anche se si scoprirà poi che non solo appunto cercherà di insegnarle il mestiere, dovrà farle da assistente, ma a un certo punto i due si dovranno anche sposare. Una storia molto misteriosa, se vi piacciono quelle storie anche con un pizzico di magia e soprannaturale, soprattutto legato ai demoni, la tradizione, gli spiriti, eccetera, penso che potrebbe piacervi. Infine, la gentilezza e il buon carattere dei pesci mi ha ricordato Cisacobe, una miniserie in 4 volumi edita J-Pop al prezzo di 9,50€ a volume. È un fumetto che io in passato ho definito proprio sulla gentilezza. Il protagonista perde i genitori a causa di un incidente, un incendio che ha distrutto il quartiere, anche l'azienda di famiglia specializzata nella costruzione di edifici in legno, e che ha portato via quindi anche la vita di questa coppia. Lui si ritrova addosso quindi il peso di essere rimasto solo e di doversi prendere carico anche dell'azienda di famiglia. Non si ritroverà veramente solo, perché ci sarà una ragazza che conosce comunque dall'infanzia, che è stata assunta da uno dei suoi collaboratori per sistemare e dare una mano in casa. In più lei si porterà dietro un gruppo di bambini rimasti senza casa, perché l'orfanotrofio che li ospitava è andato appunto distrutto durante l'incendio. È una storia fortemente quotidiana, basata non soltanto sulla gentilezza, ma anche su quegli antichi valori come il rispetto, il forte senso del dovere. Inoltre seguiamo questo giovane ragazzo che ha perso in un batter d'occhio veramente tutto, e quindi in un certo senso deve ripartire da zero, capire nuovamente chi è e che vita vuole condurre. Questi erano quindi i miei 12 consigli di oggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto i fumetti che ho citato, in questo caso che cosa ne pensate, oppure se ancora non li avete letti, quale di questi vi ispira di più. Io spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!